Ciao a tutti, passate bene le feste? Eh sì, però adesso avere un po' di bruciorino, oppure un po' di pancia gonfia, oppure mi sembra che mi ritorni tutto su. Questi sono i principali sintomi tipici del post-feste. Perché? Perché le mangiate eccessive, ma a volte anche semplicemente il tipo di cibo che abbiamo mangiato o anche il fatto che eravamo abituati a mangiare abbastanza bene, il nostro corpo in qualche modo ha reagito. Ricordatevi sempre che il nostro corpo reagisce, ma lo fa per noi, per il nostro bene. Perché se noi utilizziamo degli alimenti troppo non adatti in questo momento al nostro organismo, oppure ne utilizziamo troppi o qualcosa che il nostro organismo non è in grado di elaborare, il corpo ce lo fa capire immediatamente. E solitamente i disturbi si accentuano soprattutto nei periodi in cui questo eccesso viene prolungato. Quindi, ovviamente, se noi facciamo uno sgarro settimanale, tipo la famosa pizza, oppure magari una mangiata domenicale, il nostro corpo magari sì, ok, reagisce con un po' di gonfiore intestinale, un po' di dispepsia, ma in realtà se lo elabora bene in modo abbastanza veloce. Ma quando questo è prolungato, come ad esempio durante il periodo delle feste di Natale, tutto bene una volta, tutto bene due, e la terza o la quarta volta stiamo proprio male. Ed ecco quindi che abbiamo dei sintomi tipici dell'apparato gastrointestinale. Io vi sottolineo questo perché diciamo che ci lavoro molto su questo tema qua. Tutti i giorni nel mio studio io ho a che fare con persone che hanno questo tipo di problema. Io per prima sono una persona che tende ad avere disturbi legati alla dispepsia, all'acidità, proprio perché in passato ho fatto anche molto uso di farmaci antinfiammatori per problemi che avevo di mal di testa, che poi ho migliorato, ma hanno lasciato un pochino il segno nel mio stomaco. E quindi devo fare attenzione anche ad alcune intolleranze che ho. Ricordiamo che le intolleranze sono un altro sintomo, diciamo così, che il nostro corpo mette in atto quando qualche alimento non viene ben digerito, e molto spesso è a causa proprio di enzimi. Cosa succede al nostro corpo? Andiamo a raccontare un po'. Allora, la prima cosa che avviene al nostro corpo quando mangiamo è appunto la masticazione, che è un atto digestivo. Quindi quando noi mastichiamo, mettiamo in atto una serie di situazioni che sono anche dovute alla nostra salivazione. Quindi vedete, già quando abbiamo fame o sentiamo un profumo, noi mettiamo in atto il processo della salivazione, che serve proprio per digerire, perché ci sono delle sostanze enzimatiche dentro, come ad esempio la ptialina, che ci serve per digerire il carboidrato, lo zucchero, gli zuccheri complessi, gli amidi soprattutto. E quindi quando noi andiamo a masticare un amido, noi riusciamo a scinderlo nella forma più semplice, che è lo zucchero. Classico motivo per cui molte persone non digeriscono la pasta o il pane, perché? Perché le mandano giù in fretta, non compiono il primo atto digestivo, perché poi se il primo atto digestivo, quello della bocca, non viene compiuto correttamente, arriva nello stomaco mal digerito e non c'è più possibilità, perché nell'ambiente dello stomaco c'è una situazione di acidità e di enzimi molto diversa da quella della bocca, e quindi qui ormai abbiamo compiuto il nostro passo falso, quindi non abbiamo più possibilità di digerire correttamente gli amidi, e quindi si trasformeranno poi in sostanze fermentate che andranno poi a causare la famosa fermentazione e gonfiore a carico dell'intestino, e di conseguenza anche a provocare una certa acidità che ritorna, o reflusso gastroesofageo anche. Quindi dicevamo, il primo passaggio che avviene in bocca, quello della digestione degli amidi e degli zuccheri, dopodiché il nostro cibo, il bolo alimentare, passa attraverso l'esofago e una serie comunque di valvole per arrivare poi allo stomaco. Dopodiché qui abbiamo la digestione invece delle proteine. Lo stomaco è un ambiente molto molto acido, e quindi qui vengono digeriti bene tutti gli alimenti che necessitano di questo tipo di pH. In primis, ad esempio, alla carne e le proteine animali. Quindi, anche se le proteine animali vengono digerite più lentamente, la digestione si compie in un passaggio un pochino più avanzato della nostra digestione, e quindi nello stomaco. Poi ci sono una serie di passaggi che potrebbero essere non più così corretti, come ad esempio quello del reflusso, che avviene a causa del mancato funzionamento, del funzionamento alterato di una valvola, che è il Cardias, che in qualche modo non chiude bene, non ostruisce bene, e di conseguenza abbiamo un rigurgito
rigurgito del cibo attraverso la parte alta dello stomaco. Quindi i più comuni disturbi possono essere quelli appunto del reflusso, dell'acidità di stomaco, che è un eccesso di produzione di acidi dovuto molto spesso, appunto, dicevamo prima, alla maldigestione di questi zuccheri, oppure all'introduzione anche di alimenti molto molto acidi o eccesso, no, di alimenti. Quindi abbiamo una produzione di acidi molto molto alta e quindi sentiamo questo bruciore. Ci sono delle erbe eccezionali per placare questo fastidio digestivo, ne parleremo, vi metterò qualche link per qualche erba o qualche prodotto che può aiutare a migliorare questo post natalizio, oppure anche le vostre mangiate un po' eccessive. Oppure potrebbe esserci al contrario una difficoltà nella digestione dell'alimento che abbiamo introdotto, e quindi qui non parliamo più di eccessiva produzione di acidi, ma bensì di un rallentamento digestivo, quindi il cibo rimane a stazionare nello stomaco per lungo tempo, creando un altro tipo di fermentazione che causa proprio anche una putrefazione, ad esempio, della sostanza, e quindi andrà a scatenare poi una serie di disturbi gastrointestinali nei passaggi successivi, che sono quelli poi dell'intestino. E qui dobbiamo utilizzare delle strategie molto diverse. Ecco perché l'antiacido non va bene sempre quando dobbiamo digerire, perché a volte l'acido deve essere prodotto, funziona per digerire, quindi abbiamo bisogno di capire qual è il nostro problema digestivo, come si colloca, dove si colloca, e lavorarci in modo più preciso. Ecco perché io ho creato un corso microbiota e dintorni, che va a lavorare su tutto il nostro processo gastro, digestivo, intestinale, anche tutto l'aspetto emotivo legato allo stress. Sapete che comunque lo stress è molto collegato alla nostra digestione, e tutta una serie di meccanismi che ci riportano a comprendere come l'intestino sia collegato alla nostra psiche. E quindi mangiamo bene per stare bene, ma per capire cosa fare anche quando abbiamo un disordine intestinale, il corso ci aiuta tantissimo, perché ci fa proprio una panoramica a 360 gradi di tutto quello che è il microbiota, quindi l'equilibrio della flora batterica dell'intestino e tutti i suoi dintorni. Io l'ho chiamato proprio così, microbiota e dintorni. Vi faccio solo un piccolo esempio: quando abbiamo problemi diciamo di stomaco, quindi abbiamo eccessivo acidità o disturbi di questo genere, possiamo assumere dei probiotici legati allo stomaco, perché nello stomaco c'è un pH molto acido, come dicevamo prima, e quindi anche il probiotico deve essere di questo tipo, altrimenti non sopravvive nello stomaco. Quindi è importante anche scegliere il probiotico giusto in modo proprio preciso, e facendoci aiutare da un esperto, oppure facendoci questo corso e diventare noi degli esperti. Io concludo qui, anche se è un argomento molto vasto. Se adesso siete un po' in quella fase di aiuto, ho bisogno di digerire meglio, seguite i link che vi metterò qui sotto, per poi andarvi ad acquistare qualche prodotto in base alle vostre caratteristiche, gonfiore intestinale, acidità o blocco digestivo, perché sono tre tipi diversi di prodotti che noi erboristi conosciamo bene e vi possiamo aiutare a scegliere, e quindi a stare un pochino meglio durante il post abbuffate. Quindi grazie per avermi seguito, e ricordatevi di dare un'occhiata al mio corso microbiota e dintorni, probiotica e alimentazione naturale, oppure ecco a dare un'occhiata ai link qui sotto, dove ci sono dei prodotti ottimi venduti nella mia erboristeria di fiducia, con la quale collaboro da tanti anni, che mi ha permesso di darvi uno sconto attraverso il mio codice, che è Silvia Giovetti, per poterli poi acquistare in modo agevolato. Grazie e a presto.